Si è svolto nella giornata di ieri, domenica 10 giugno, a Cerro Volturno, sul terreno di gioco di Anni, in manto sintetico, il terzo appuntamento con il torneo dei borghi. La manifestazione, promossa dalla Fraterna Soccer School in collaborazione con la Proloco Cerrese 1982, con il patrocinio del Comune di Cerro Volturno e della Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale Molise, ha fatto incontrare e ritrovare su di un campo di calcio moltissimi bambini della categoria Pulcini di diverse società. Alcune di queste anche professionistiche. Presente a Cerro, per ricordare la memoria del compianto Tonino Biasella, storico allenatore e fondatore della scuola calcio isernina e della Fraterna Calcio, le formazioni della Fraterna, per l'appunto, del Pescara Calcio, della AS Roma, del Real Casarea Casalnuovo, la Pro Tirino Calcio Pescara, il CEDAS Sulmona e la scuola calcio Satellite Caivano. I piccoli calciatori in erba si sono sfidati in mini partite dove hanno messo in mostra tutta la loro bravura, sotto gli occhi di genitori ed amici e soprattutto di un folto pubblico di interessati che ha affollato la platea dello stadio di Cerro Volturno. Al termine della manifestazione, la nostra redazione ha avvicinato il sindaco di Cerro Volturno, Remo Rigliani, e l'assessore regionale, Vincenzo Niro. È un giorno di festa, è un giorno particolare per la comunità di Cerro Volturno, perché il momento l'abbiamo terminato da poco, questo campo sportivo, e grazie alla Fraterna, grazie alla squadra, alla Volturnia, grazie alla Proloco e grazie all'amministrazione abbiamo realizzato questo torneo dei borghi. È un momento importante, dicevo, per la nostra comunità perché rappresenta un momento di valorizzazione, un momento in cui persone, 8 squadre, di tutta Italia, la Roma, il Pescara, altre della Campania, la Fraterna di Isernia, sono qui sul nostro campo a giocare, a disputare questa giornata di sport e di divertimento. E naturalmente diventa anche un momento di promozione per il nostro territorio. Questa è la filosofia che ci ha animato, è quello di realizzare delle opere strutturali nel nostro territorio che possono in qualche modo poi beneficiare e far sì che il nostro territorio possa beneficiarne e possa essere un volano di sviluppo e di conoscenza del nostro paese. Veramente una giornata spettacolare, una giornata in cui siamo tutti felici perché attorno a questo evento tutta l'intera comunità si è unita, si è compattata e ha dato una mano per la realizzazione al meglio di questa giornata. Sindaco, la sua amministrazione comunale in questi anni ha improntato il lavoro su promozione del territorio e marketing. Lei in passato ha più volte detto, dopo aver realizzato il campo sportivo, cercheremo anche di portare, volendo, società sportive in ritiro a Cerro Volturno. Questo è possibile secondo lei? Questo ce lo auguriamo, è possibile nel momento in cui abbiamo le strutture terminate, perché diciamo che il campo sportivo è una parte del lavoro che stiamo svolgendo, c'è tutta la parte del centro sportivo con il campo di calcetto, la zona ricreativa, i campi da tennis che deve essere ancora ultimato e dovrebbe essere a fine luglio, inizio agosto, dovrebbe essere consegnato l'intero complesso sportivo. È chiaro che sullo sport è uno dei canali di promozione turistica e di marketing territoriale che noi vorremmo sfruttare. Ricordiamo che l'impegno dell'amministrazione, grazie anche ai cantieri in comune, è stato notevole. Sono 1.200.000 euro di investimento. Abbiamo realizzato una struttura all'avanguardia. È chiaro che potrebbe essere un momento di valorizzazione del nostro territorio, anche attrattivo, perché con queste manifestazioni, speriamo che se ne facciano sempre di più e sempre ad alti livelli come questa, è chiaro che questo rappresenta un elemento di sviluppo e di attrazione. Infine, un'ultima domanda, il suo mandato terminerà tra un anno, che cosa deve ancora realizzare lei per Cerro in vista di una futura prossima candidatura? Guardi, noi abbiamo realizzato tante cose in questi 4 anni. Ci siamo dedicati alle infrastrutture, ci siamo dedicati al decoro urbano, c'è tanto ancora da fare, molto. Abbiamo fatto delle piccole cose,
per quello che era possibile fare anche in funzione della situazione economica e finanziaria dell'ente. Però dobbiamo realizzare un polo sanitario, dobbiamo sistemare e adeguare il 118, c'è il discorso della casa della salute, c'è la differenziata, l'isola ecologica, il dissesto idrogeologico, c'è tanto ma tanto da fare. Naturalmente questo anno è l'ultimo anno della nostra amministrazione e stiamo già discutendo e dialogando per il futuro, ma è chiaro che questo anno sarà l'anno in cui molto di quello che è stato il nostro lavoro verrà realizzato e verrà compiuto. Assessore, il presidente Toma ha istituito questa volta anche la figura dell'assessore al turismo, dell'assessore allo sport, ha cercato di rimodulare tutto l'assetto regionale. Per lei questo è stato un passo importante? Ma direi decisivo, perché lo sport fondamentalmente è anche turismo, ma è anche cultura, e aver inserito in questa legislatura la figura dell'assessore allo sport, che tra l'altro coincide anche con l'assessore all'impiantistica sportiva, io credo che è stata una grande intuizione del presidente Toma, il nostro presidente della regione, che ha voluto dare un segnale particolare proprio a iniziare dalla salvaguardia delle strutture già esistenti, ma il potenziamento, perché credo che facevo qualche battuta col sindaco e con gli amministratori poc'anzi, credo che bisogna ragionare in termini di poli, il polo sportivo, il polo scolastico, perché le risorse continuano ad essere sempre più limitate, e credo che quando comuni vicinori trovano intesa per realizzare strutture efficienti ed efficaci, io credo che è stato questo lo spirito che ha spinto il presidente Toma a istituire in capo a un'unica persona, un unico assessore regionale, sia lo sport sia l'impiantistica sportiva, in capo soprattutto all'assessorato ai lavori pubblici e alle infrastrutture. Credo che è stato questo uno degli elementi innovativi di questa legislatura.